Qualcuno ha dato troppo in fretta a Berlusconi per finito. Ma accade da 20 anni. Sa, nella Democrazia Cristiana Fanfani veniva detto il rieccolo. Che dire, Berlusconi ne è l'erede. Ecco, per quanto riguarda questi dati che stanno ribaltando quelle che erano le prime indicazioni che venivano di questo voto, ecco, voi avevate sentore prima che ci fossero i numeri di una possibile rimonta? Senta, io ho fatto la campagna elettorale a Napoli, dove ero capolista, e mi sono accorto giorno per giorno che il rapporto sempre forte di quella città con Berlusconi si stava rinnovando. E la magia di questa campagna elettorale era tutta lì. Berlusconi è stato narrato, direbbe Vendola, dai suoi avversari per un anno e mezzo. Poi, dopo un anno e mezzo di silenzio, ha ripreso la parola e a quanto pare ha convinto il paese. Ecco, è vero che esiste un sondaggio della Ghisleri fatto proprio 2 giorni fa che segna la rimonta della coalizione PDL-Lega? Senta, io ho fatto il fioretto di Quaresima di non leggere i sondaggi prima delle elezioni. Lei me li vuole raccontare dopo, non lo vede? No, che hanno sbagliato. Se c'è un sondaggio. Ma hanno sbagliato tutti, perché Berlusconi che vince le elezioni, nemmeno gli scommettitori esteri avevano puntato su una cosa del genere. Quindi rendiamo onore al combattente che è sceso in campo, ci ha messo la faccia, si è caricato sulle spalle la responsabilità di questa campagna elettorale, e comunque finisca, un bell'obiettivo l'ha già centrato. Letta dice che si deve tornare a votare con questi numeri. Ha detto una certezza al giorno per 7 giorni consecutivi, aspettiamo domani. Invece Quagliariello dice che se questi dati venissero confermati...